Contestualmente al movimento dei forconi monta la protesta anche a Nocera Inferiore ieri pomeriggio in strada per dire basta ad una politica fine a se stessa. Restiamo ribelli, dice intanto Matteo Renzi a Milano nell'Assemblea Nazionale del PD con l'assenso anche dei seguaci salernitani. Domani il D-Day per l'ospedale di Scafati che dovrebbe divenire operativo. Una commissione di un garante per l'infanzia anche in provincia di Salerno su iniziativa dell'Assise di Palazzo Sant'Agostino. Pauroso incidente stradale a Sala Consilina, le drammatiche immagini. La luce della pace di Betlemme è arrivata ieri sera a Nocera Inferiore. La fiamma illuminerà sedi istituzionali, chiese, ospedali e case private. Un'orchestra intanto di 100 bambini rallegra il Natale dell'Agro nella magia. Lo sport, pareggio per la Nocerina ieri a Barletta in una gara scialba. Dopo l'anticipo di venerdì della Salernitana, oggi in campo la Paganese al Marcello Torre.